Vado, eh? Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Il Sonderkommando, quei prigionieri noti come la squadra della morte, non faceva che trascinarsi appresso la morte, riordinando e rimpacchettando le sue parti. Spingevano le folle in branco nelle docce, le tiravano fuori gassate, le innaffiavano per togliere via gli escrementi, agganciavano i corpi scivolosi con cinghie attorno ai polsi e li stipavano dentro ai montacarichi che salivano ai forni. Nel Sonderkommando ti erano garantiti 3 mesi di lavoro, latte, pane, lenzuola pulite, cioccolata, dolciumi, cognac e 3 mesi di vita.